Ciao a tutti, io mi chiamo Gino, qualcuno mi conosce, benvenuti nel mio canale che si chiama Ecco i tuoi bambini. Ecco i tuoi bambini come il nome dell'associazione perché ho organizzato per 14 anni pellegrinaggi a Medjugorje. Allora, di solito gli aggiornamenti li scrivo e poi li metto sul sito eccoituoibambini.it, invece questa volta ho voluto fare un video. Allora, guarda, ti volevo dire questo, ti volevo dare gli ultimi aggiornamenti su quelli che sono i pellegrinaggi, si può andare, non si può andare. Allora, te lo dico subito, non si può andare. Però ti volevo leggere così, velocissimo, gli ultimi aggiornamenti sui contagi della Bosnia-Herzegovina, che lo Stato italiano ha inserito nella lista nera, cioè insieme alla Bosnia anche la Serbia, il Montenegro e il Kosovo. Perché ti dico questi paesi? Perché fanno parte della ex Jugoslavia, quindi tutti quanti sono in quell'area geografica, sono tutti attaccati uno all'altro. Comunque in Bosnia, basta che vai su internet e lo trovi da tutte le parti, al 1° luglio i contagi erano 4.606. Al 18 di luglio erano diventati 8.161, cioè in pochi giorni si sono raddoppiati. Cioè, pensa questo, a Roma, in tutta la Bosnia sono 3 milioni e 300 mila persone più o meno, a Roma, che siamo più o meno 3 milioni, solo la città di Roma, i contagi, le ultime statistiche, erano 885, quindi 885 contro gli 8.000 della Bosnia. Quindi, andare adesso in Bosnia è un problema. Anzi, veramente le autorità della Bosnia avrebbero fatto una piccola apertura, cioè si potrebbe andare facendo un test sierologico nelle 48 ore, valido nelle 48 ore, cioè adesso faccio il test e entro 48 ore devo entrare in Bosnia, però poi sarebbe un problema grande rientrare, quindi insomma alla fine non si può andare. Allora, adesso ti volevo dire queste cose. Noi cristiani dovremmo avere due virtù: la virtù della prudenza e la virtù della pazienza. Anzi, il cardinale Casaroli, uno dei grandi cardinali del grande Paolo VI, l'ha chiamata il martirio della pazienza. Cioè, dovremmo stare calmi. Sui social si vede, partiamo, non partiamo. Adesso, allora, senti qua che cosa dice per esempio la Bibbia. Ecco qua. La virtù della prudenza, la Bibbia ne parla, lo dice, questa parola la dice 27 volte, cioè non è che sono tanto bravo che so, basta che vai su internet, inserisci la parola .net e ti dice tutte le volte che viene usata questa parola. Per esempio, la prudenza, Proverbi, versetto 18:2. Lo stolto non ama la prudenza, ma vuole solo far mostra dei suoi sentimenti. Allora, come al solito, voglio far mostra di me, non tanto, hai visto come sono bravo, a me la prudenza, adesso questo mi ricorda pure qualche politico, vabbè, lasciamo stare. E poi c'è la virtù della pazienza. Anzi, come la chiama il cardinale Casaroli, il martirio della pazienza. Senti qua sempre la Bibbia che viene riportata in 37 versetti questa parola. Giacomo 1, versetto 2-4. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti, integri, senza mancare di nulla. Allora, stiamo calmi, rilassiamoci, prudenza e pazienza. E poi c'è un'altra cosa. Allora, prima, come abbiamo fatto tutti quanti a gennaio, insomma, abbiamo organizzato pellegrinaggi, te pellegrino hai cominciato a prenotare, mi telefonavi, poi abbiamo dovuto chiudere a marzo. Poi a un certo punto sembrava che si ripartisse, vai, erano tutti quanti, ah, vai che si riparte, poi no, si richiude, poi si riparte, poi non si riparte più. Allora, qui comincia, la Bibbia la chiama, adesso te lo leggo, la mormorazione. Io lo chiamo, forse è meglio dire, lo spettegolamento. Cioè, noi cristiani dovremmo essere quelli che buttiamo acqua sul fuoco e non che stighiamo le chiacchiere, le cose, ecco lì, quello parte, quello non parte, tu Gino, perché non parti invece quello che organizza? Non si può andare, d'accordo? E sembriamo tutte zitelle acide. Allora, visto che non te la puoi prendere con te stesso, perché un capro espiatorio lo devi trovare, allora con chi te la prendi? Subito col governo, perché è colpa che è il governo. Allora,
A un certo punto va bene, il governo, allora io con l'altro, no, si arrende con l'opposizione perché se avessi un'opposizione diversa, e poi te la prendi con quel ministro. E visto che non va bene, a un certo punto non ti sente più nessuno perché non se ne può più, allora ti allarghi, e perché la Bosnia potevano fare questo, potevano fare quell'altro. E poi te la prendi con tutto quanto, con tutto il rispetto, con Papa Francesco, perché per esempio in una messa a Santa Marta, a un certo punto ha detto obbedienza alle istituzioni. E poi un'altra volta, poco tempo fa, all'Angelus a Roma ha detto prudenza con il coronavirus, perché insomma è subito lì. Ah, ho sentito pure Papa Francesco che ha detto, insomma, non se ne può più, sembriamo zitelle. Senti che cosa dice, scusa, con tutto il rispetto, conosco tante zitelle che sono tanto carine. Allora, senti qua che dice la Bibbia delle mormorazioni. San Paolo, lettera Filippesi 2, 14, 15. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio, innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Ok, quindi prudenza, pazienza e basta con tutte queste chiacchiere. Già ho letto che il 31 ripartiamo, ma dov'è che ancora non lo sappiamo se il 31 luglio riapre o non riapre? Poi ricominci un'altra volta con... Vabbè. Ok, scusami, e non posso finire con un messaggio, non posso non finire con un messaggio della Madonna di Medjugorje che parla della messa. Ascolta, parla, uno dei tanti messaggi che la Madonna parla della messa. Ascolta qua, messaggio del 12 novembre 1986. Cari figli, io vi sono più vicina durante la messa che durante l'apparizione. Molti pellegrini vorrebbero essere presenti nella stanzetta delle apparizioni e perciò si accalcano intorno alla canonica. Quando si spingeranno davanti al tabernacolo, come ora fanno davanti alla canonica, avranno capito tutto, avranno capito la presenza di Gesù, perché fare la comunione è più che essere un veggente. Quindi la messa, ma hai ascoltato che ha detto la Madonna? La Madonna ha detto, non ha detto alla messa a Međugorje, alla messa di Međugorje, alla messa con i sacerdoti di Međugorje, la messa dovunque siamo. Io ringraziando Dio sto a Roma, ce ne sono mille di chiese, ma se te sei in vacanza in montagna, la parrocchietta in mezzo ai monti, te che sei al mare, lo stesso, insomma, la messa è la messa ovunque, ok? Quindi diamoci una calmata, stiamo, anzi te lo dico in romano, damose una calmata, stiamo calmi, non è possibile, ok? Allora guarda, io ti ringrazio, se mi vuoi scrivere fa piacere, non mi mandare parolacce, bestemmie, ci vuole rispetto, tanto ti cancello subito, rispettiamoci uno con gli altri, ok? E che Dio ti benedica e la mamma ti protegga. Ciao, 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 ciao.